Questa mattina gli alunni dell'Istituto Comprensivo Salvemini di via Ravenna Battipaglia sono ritornati tra i banchi. La campanella ha scandito la riapertura del nuovo anno scolastico. Ad accoglierli il corpo docente con la dirigente scolastica, la dottoressa Anna Maria Leone, che ha salutato tutti i suoi scolari, che con un grande sorriso ed allegria hanno preso posto nelle classi della scuola battipagliese. Io faccio un grande in bocca al lupo a tutti i genitori, a tutti gli alunni e a tutti i docenti. Quest'anno è stato un anno particolare nell'organizzazione, perché abbiamo avuto parecchie iscrizioni che in più da parte di alcune scuole che purtroppo si sono trovate in difficoltà per avere avuto dichiarata la scuola inagibile. Abbiamo ospitato 8 sezioni di scuola dell'infanzia nell'altro plesso, sperando che insomma, la situazione con la grande buona volontà dell'amministrazione comunale si risolva quanto prima. L'anno è stato organizzato dai miei collaboratori nel migliore dei modi. Sembra tutto ok dall'organizzazione didattica a quella proprio funzionale dell'istituto. I docenti si sono impegnati a dare un'offerta formativa valida, variegata. Quest'anno all'interno dell'istituto ci saranno anche dei progetti extracurriculari come un corso di violino e un corso di chitarra, perché vedo che i bimbi, i ragazzi della scuola sono molto sensibili alla musica e alla conoscenza di uno strumento musicale. E quindi abbiamo pensato a questi due strumenti che sono di più facile, insomma, possono essere trasportati facilmente. La scuola ha anche acquistato qualche strumento da mettere a disposizione, abbiamo 4-5 chitarre che i bimbi che subito non la possono comprare utilizzeranno quella della scuola. Abbiamo anche un pianoforte e all'interno della scuola sono arrivate le nuove competenze che organizzeranno anche un coro d'istituto. Uno lo abbiamo già da anni, ma il coro si allargherà perché una docente arrivata nuova, una neo immessa in ruolo, ha una grossa competenza per quanto riguarda questa materia e quindi ci darà una mano ad organizzare. Un grazie particolare va a chi mi affianca, l'insegnante Boffa e la vicepreside della scuola, la professoressa Carla Cuoco, e poi allo staff organizzativo che è stato presente qua nel mese di agosto per organizzare al meglio l'attività didattica. Di nuovo un in bocca al lupo a tutti i miei ragazzi dell'istituto, sperando che sia un anno sereno, tranquillo, durante il quale loro apprenderanno tante cose nuove e vivranno soprattutto quest'anno in serenità.